Allora, buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Visioni Romane, una serie di conversazioni di architettura con la quale stiamo cercando di coinvolgere personaggi pubblici anche esterni al nostro ambito professionale, con i quali cerchiamo di costruire una visione comune sul futuro dell'architettura della capitale. Abbiamo il piacere oggi di ospitare Giovanni Malagò, presidente del CONI e membro del Comitato Olimpico Internazionale. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. E con noi l'architetto e professore della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma Sapienza, Alfonso Giancotti, il Buonasera a tutti voi. cofondatore dello studio Tari Architect, che sono anche curatori di questo progetto, Marco Tanzilli, Buonasera. e sono oggi con noi anche Eugenio Salvetti e Luca Scollo dello studio Fiorentino KS, che è uno studio pensato come luogo di ricerca e sperimentazione, che ha ricevuto diversi riconoscimenti come lo Young Italian Architect nel 2016 e nel 2018, ma sono anche vincitori del concorso Scuole Innovative e finalisti del concorso internazionale per la progettazione dell'area Expo di Milano, Human Technopole. Buon pomeriggio, ragazzi. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. E cominciamo quindi con una riflessione che cerchiamo di portare avanti con tutti i nostri ospiti e che riteniamo essere il punto di partenza dal quale poter immaginare insieme il futuro di Roma, cioè partire dall'interpretare il presente. Quindi, Presidente, le chiedo cosa rappresenta per lei oggi Roma? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto, grazie dell'invito. Grazie a lei per il tempo. Faccio una premessa che mi riguarda, cerco il più possibile di dare un contributo, spero utile, spero interessante, soprattutto negli ultimi mesi con le tante videoconferenze, le chat, i collegamenti via web che esistono e quindi compatibilmente con l'agenda mi rendo sempre disponibile. Poi ci sono anche dei legami, dei link, delle dirette interconnessioni con il mondo che rappresento e che mi onoro ovviamente di farne parte, sono sempre felice di aderire. Poi un piccolo dettaglio familiare, io ho due gemelle, una delle due è laureata in architettura, è architetto, ha fatto la Sapienza a Roma e poi è andata a fare una specializzazione in Francia, ha preso l'integrazione della laurea sulla specialistica all'École nationale d'architecture, ha fatto per 8 anni, anche se molto giovane, insomma c'ha 32 anni, ha fatto l'architetto in Francia, mantenendo però anche il suo codice fiscale a Roma. E adesso è a Dubai, perché ha avuto una bambina da poco, perseguendo un progetto legato a la realizzazione del padiglione dell'Azerbaigian. Sono 6 mesi che non la vedo perché dovrei entrare a febbraio, marzo, poi è successo quello che è successo. E mia figlia, a prescindere dalle complessità del vostro mestiere, che non mi dovete spiegare nulla, so benissimo quanto non è l'unico, certo, ma insomma sia particolarmente difficile oggi esercitarlo. Mia figlia mi ha sempre detto: papà, è la mia passione, è quello che amo fare. Io credo che da padre ho fatto molto bene a dare assolutamente carta bianca che lei coltivasse questa sua passione. Quindi questa è la premessa di tutto. La seconda questione, cosa rappresenta per Roma? Ma per Roma io sono romano da tante generazioni, a Roma ho tutto, ho veramente tutto nel vero senso della parola. E ho la mia casa, c'è la sede del CONI, sono stato per 20 anni presidente di un, lo dico con onestà, più importante circolo sportivo italiano e non solo italiano che è l'ANIENE. Sono stato presidente della squadra di pallacanestro di Roma che si chiama Virtus. Ho realizzato da presidente un impianto che secondo me è in assoluto la cosa più avveniristica nel mondo dello sport che si è fatta a Roma negli ultimi decenni, che è l'impianto dell'Acquaniene, con l'impianto completamente pubblico, realizzato senza finalità no profit, che è oggettivamente un capolavoro, secondo me, di funzionalità, anche io penso, e soprattutto anche di
di estetica e anche di riscontro sportivo, visto i tanti campioni che lo frequentano. A Roma ci sono le federazioni, salvo pochissime che sono quelle invernali. A Roma ho organizzato come presidente dell'Internazionale Italia di tennis ai campionati europei di pallavolo, ai campionati del mondo di nuoto, ai 50 anni della Ferrari, che è stato il mio primo impegno sportivo. A Roma c'è la sede dell'azienda della mia famiglia, che è la Samoca. Dal 1957 noi rappresentiamo marchi in Italia come la Ferrari e la Maserati, sono i più antichi partner del mondo di queste due fabbriche tipicamente italiane. Ho un papà, grazie a Dio, ancora in vita, che ha 88 anni, che è cavaliere del lavoro, presidente dei concessionari automobili, che è Romano nel midollo. Poi c'è una mamma che è nata a Cuba, per cui il mio sangue è metà cubano, però insomma la mia storia, la mia vita è nella città di Roma, che onestamente credo di conoscere particolarmente bene sotto tutti i punti di vista. E sicuramente ci sono alcune cose che andrebbero riviste per immaginare insieme un futuro migliore per Roma. Passo la parola al professore Giancotti. Tutto in bocca al lupo per la figliola. Diciamo, io ho implorato che mio figlio, che ha 18 anni, non scegliesse di fare architettura, perché è un mestiere straordinario, ma diciamo veramente difficile, però per il quale ci vuole una passione fuori dal comune. Quindi sono sicuro che chi ha passione sopravvive. Però io volevo spendere qualche minuto su, insomma, un tema come quello delle trasformazioni della città che sono avvenute in concomitanza con i grandi eventi sportivi. Diciamo, per gli studiosi dell'architettura e della città, le Olimpiadi di Roma del 1960 sono state, come dire, l'occasione per costruire lo scheletro della Roma moderna, per raccogliere queste meravigliose architetture di Nervi, ma anche per riscrivere l'incompiuto quartiere dell'Euro. Poi piano piano, come dire, questa non è stata la stessa cosa per gli anni a venire. Però mi domandavo, e volevo una sua opinione, insomma, le vicende di cronaca sono note a tutti. Tutte le città che in qualche modo così hanno investito sugli eventi sportivi hanno trasformato questo investimento in un'occasione per migliorare sensibilmente la loro immagine. La sua opinione su perché secondo lei questa città, di fronte a questa opportunità, vede sempre più quello che si può perdere che non quello che si può guadagnare? Cioè, perché abbiamo così paura di rischiare per scrivere il nostro futuro, che mi sembra una cifra che in qualche modo caratterizzi il percorso di questa città degli ultimi anni. Alfonso, tu sei più giovane di me, mi permetto di darti del tu e sarei felice che lo facessi anche. Va bene. Poi non ho capito se tuo figlio a 18 anni farà l'architettura. No, no, per fortuna credo di no, però mai dire mai, farà adesso la maturità, io temo ancora, fino a che non lo vedo nero su bianco. Ok, però hai detto una cosa giusta. Se coltivi la passione avrai un sacco di guai, ma puoi sopravvivere, questo è sicuro. Detto questo, ma guarda, io ho una mia idea, anche fatta di storia vissuta. Allora, partiamo da qui. Io sono un pratico. Onestamente, non che non ami la filosofia, ma non mi posso permettere di fare teoria, devo sempre scendere il più possibile con delle ricadute dirette sulla quotidianità. Allora, prendiamo una città. Io la vedo dal mio punto di vista, dal punto di vista dello sport, perché io non ho oggettivamente delego ruoli di responsabilità su altre materie, però credo che sia assimilabile quello che succede nello sport anche e soprattutto sugli altri settori, sotto tutti i punti di vista. Oggi, soprattutto in Italia, prendiamo chi ha un mandato, presidente di una regione, un sindaco di una città, il mandato è di 5 anni. Il tempo che, onestamente, la persona arriva, fa una squadra, organizza, mette in moto tutte le componenti su cui devi lavorare, creare un percorso, un progetto per avere, consentivi di dire, una visione, un modello, una diversa impostazione, si pensa e si speri meglio rispetto al precedente, la vedo complicata, anche e soprattutto per quello che sono le dinamiche che legano tutti gli iter, non parlo solo di burocrazia, diciamo
delle dinamiche dei vincoli e non solo quelle delle varie sovrintendenze, in questo caso Città di Roma, che esistono, di riuscire a realizzare questo tipo di visione. E allora che cosa succede? E ritorno al mio concetto di pragmatismo. Serve, qualcuno la vede come una calata dall'alto, qualcuno la vede come un'imposizione, qualcuno lo vede come una situazione, diciamo, che può per certi versi non essere condivisa a monte, forse, non lo so. Però se non c'è una situazione straordinaria, dal mio punto di vista, la mia opinione è che è impossibile che uno riesca a cambiare, diciamo, un volto di una città. Serve qualcosa di straordinario. Io questa mattina sono stato in videoconferenza con il ministro dello sport Spadafora, il sottosegretario allo sviluppo che ha sede a Palazzo Chigi, il presidente governatore della regione Puglia, il sindaco della città di Taranto, il presidente del comitato paralimpico, il ministro per il sud e tutta a sua volta gli staff che hanno a che fare con questo mondo. Perché? Perché qualche mese fa noi del CONI, che spetta al comitato olimpico fare questo tipo di candidatura di dossier, sostenerlo, costruirlo, programmarlo, progettarlo, abbiamo portato nel 2026 i giochi del Mediterraneo a Taranto. Ma vi faccio questo esempio perché stamattina io sono alla quinta videoconferenza, ce n'è ancora un altro dopo di voi. Noi, grazie a questa, diciamo, opportunità, che qualcuno invece non la vede come un'opportunità, ognuno può dover pensare come vuole, però è sicuramente un attestato che mette in condizione le persone, che possono essere, con tutto il rispetto del mondo, Alfonso, Luca, Marco, l'altro Marco o il sottoscritto, di entrare nell'ordine idee di dire che si fa sul front line della città di Taranto, dove facciamo le competizioni del beach, perché oggi un'intera, diciamo, umanità è interessata agli sport di spiaggia, alle competizioni reliche. A questo punto cosa si può fare sul territorio, perché Lecce c'è una squadra in Serie A, perché Brindisi c'è una squadra importante di pallacanestro, perché c'è tutta una dinamica di integrazione con la parte logistica organizzativa dei grandi villaggi che ci sono nel Golfo di Taranto, la parte legata alla transportation dagli aeroporti di Bari e Brindisi nei confronti di Taranto. Ma se non c'erano i giochi del Mediterraneo, con tutto il rispetto, e sono andati a Taranto perché probabilmente il paese, giustamente, il governo, io mi sono subito per primo assecondato a questo percorso, visto i problemi che c'ha la città di Taranto di carattere sociale, di carattere di salute, di carattere di occupazione, di carattere ambientale. Se non c'era questo, sì, forse una buona amministrazione, un buon presidente di regione, un buon sottosegretario, un buon ministro per il sud avrebbe potuto fare qualche cosa, ma solo parziale di quello che è invece un insieme di situazioni che oggi si stanno mettendo in cantiere. È chiaro che tu puoi anche sbagliare, puoi fare, non so, un palazzetto che non serve, puoi creare una struttura multidisciplinare che poi non ha, diciamo, legacy con la manifestazione, ma tu finalmente hai qualcosa su cui tu puoi costruire un futuro diverso. Ecco perché io vi dico che quello che, adesso poi entriamo nel vivo, quello che è stato il discorso di Roma del 60, signori, diciamo, arriva al paradosso che se non ci fossero state le Olimpiadi di Roma del 60, io non lo so cosa si sarebbe dovuto appunto fare al posto dell'Olimpica. Ma secondo me si riusciva a fare una strada come l'Olimpica che taglia la città praticamente dalla tangenziale fino adesso alla Galleria Giovanni XXIII. Può essere, forse si sarebbe fatto un'Olimpica più grande, migliore, non lo so. Secondo voi il muro torto, siamo a muro torto perché costeggia un muro che è stato costruito qualche giorno fa, esatto, che praticamente mette in condizione per andare da Porta Pia fino a Piazzale Fabio, si sarebbe potuto fare? Ma non lo so. Scusate se ve lo dico, anche l'impiantistica sportiva della città è tutta, sottolineo, tutta, nulla escluso, cioè, soprattutto l'upgradazione che c'è stata, dovuta all'heritage di Roma 60. Sempre se ve lo dico, poi può piacere, può non piacere, ma tutta la parte del villaggio olimpico, che oggettivamente, ripeto, ha segnato anche architettonicamente quel periodo dove praticamente sono... Moderno a Roma è arrivato col villaggio olimpico, l'architettura moderna a Roma... No, ma dico, io non entro mai nella soggettività. Io non so cosa ci avrebbero voluto fare in quel caso. Io, tutti i giorni, o quando posso, vado al CPO, Centro di Preparazione Olimpica, intitolato a Giulio Onesti, mio illustrissimo predecessore,
che ebbe l'intuizione di portare le Olimpiadi a Roma. Scusate se ve lo dico, sono, mi sembra, 22 ettari che sono confinanti tra Forte Antenne, che in realtà sarebbe la Propaggio di Vilada, e l'Acqua Cetosa. Io non ho idea che cosa sarebbe potuto succedere se lì non si metteva il CPO, tutto nel verde con l'impiantistica sportiva. Magari avremmo costruito qualcosa, avremmo utilizzato, avremmo fatto dei danni incalcolabili. Sto sempre facendo dei ragionamenti ad altissima voce. Se volete posso continuare a parlare. Cioè, il Palaeo nasce esattamente con Roma, il Palazzetto di Nervi, a Piazzale Flaminio, a Viale Flaminio, nasce con le Olimpiadi di Roma. Lo Stadio Flaminio, adesso non dico altro che è meglio, perché sennò tocchiamo dei testi che rischiano di essere anche strumentalizzati. Se non ci fosse stata l'Olimpia di Roma, scusate se ve lo dico, a prescindere dall'eredità della storia di Vilma Rudolph e di Berruti, di Cassius Clay e di Nino Benvenuti, di Abebe Bekele a scalzo, piuttosto che non logicamente la ginnastica a Caracalla. Insomma, ragazzi, non so come si possa non pensare che questa sia una delle pochissime, dico pochissime, perché poi prima ho parlato con mia figlia che sta a Dubai per l'Expo. La città di Milano, lo dicono tutti i milanesi, nessuno escluso, è cambiata non anche grazie all'Expo, è cambiata grazie all'Expo. L'opportunità, la carta, i giochi l'hanno giocato bene, poi sono andate logicamente in una crescita sulla potenzialità che hanno saputo costruire, anche in termini di investimenti che a cascata sono arrivati, perché lì è lo Stato che fa l'investimento. Poi adesso c'è stato il coronavirus, onestamente è una cosa inimmaginabile che sicuramente non ha aiutato la Lombardia e Milano, ma questo è un discorso che prescindere. Loro il jolly dell'Expo se lo sono giocato molto bene. La stessa identica cosa lo posso dire in altre città. Insomma, da Barcellona a Londra oggettivamente ci sono molti casi positivi. Ci sono anche casi negativi, però ovviamente lì sta la qualità delle persone, come si sono comportati da gestore dell'evento. Sorprendente, questo no, poi lascio la parola agli altri, è emerso anche in queste ultime incontri, quando abbiamo parlato anche con Salini, cioè la cosa assurda è, cioè il grande lavoro sarebbe quello di trasformare la straordinarietà, portarla nell'ordinarietà, che è la cosa che è assolutamente impossibile in questa città, però è vero. OKS? Io scusami e concludo. Sì, sì. Un'ultima considerazione. Siccome temo che con l'ordinarietà, cioè con quello che qualcuno chiama il famoso tran tran, cioè proprio il day by day, non ne veniamo fuori se non c'è qualche cosa di veramente coercitivo. Cioè, se tu a un certo momento, dopo giorni, mesi, anni, decenni, tu vedi che tu, perdonami, non ce la fai a metterti a dieta perché è più forte di te, perché ti sei abituato troppo in un certo modo, se non arriva, scusa se te lo dico, non lo so, un medico che dice guarda, se non ti metti a dieta tu fra 10 giorni tu rischi di prendere un infarto, a questo punto, forse a quel punto, se non lo fai sei un incosciente, sei un irresponsabile. Ma se te lo dice solo la tua coscienza, o se te lo dice quello del tuo amico, quello del tuo papà o di tuo fratello, tu vai avanti tutta la vita pensando che tutto sommato non ti succede niente. Ecco perché serve l'elemento della straordinarietà. Basta. Sì. Giustissimo. OKS, ragazzi, buonasera. Io volevo chiedere una cosa per la quale in realtà già il Presidente ha già risposto in parte, credo. Cioè, ovvero che ovviamente le grandi infrastrutture sportive, diciamo, quelle perlomeno del secolo scorso, hanno rappresentato per molte città, soprattutto per Roma, appunto, anche motivo di trasformazione urbanistica, e sono state al centro del dibattito tra molti miei colleghi. Ovviamente è inevitabile che le grandi manifestazioni sportive come un'Olimpiade possano portare grandi cambiamenti grazie a grandi opere, ma al netto delle grandi manifestazioni è possibile che ancora oggi grandi opere architettoniche legate allo sport possano insistere sulla città e modificarla, trasformandola e diventando, diciamo, un motivo di crescita per la città stessa. In questo caso, che modelli di architettura per lo sport possono raggiungere questo obiettivo e come? Ma guarda, tu mi parli di impiantistica sportiva.
Allora, anche qui ritorniamo sulla terra. Non usiamo parole, andiamo ai fatti. Che tu puoi essere un ottimo architetto o io posso essere un pessimo dirigente sportivo o viceversa. Guardiamo i fatti. Prendiamo Roma. Ma Roma è una città con un tessuto urbano di 4 milioni di abitanti, per esattezza 3, la città più un hinterland di circa 1 milione. Roma c'ha un solo stadio che praticamente è utilizzato da due società di Serie A, peraltro molto importanti, dove contemporaneamente si gioca il 6 nazionali di rugby, piuttosto che non le competizioni più significative del paese, non solo su queste discipline. Allora, sono anni, per non dire decenni, che provano a fare degli stadi nuovi. Zone sbagliate? Può essere, non lo so. Progetti sbagliati? Può essere, non lo so. Business plan che non funzionano? Può essere, non lo so. Cambi di maggioranze politiche in assemblea capitolina? Può essere, non lo so. Ma non siamo mai riusciti a venirvi fuori da questo tema. Allora, se tu vai a guardare, Roma è forse è un caso per antonomasia, però non è che se tu vai a Firenze, se tu vedi in questi giorni anche con una nuova proprietà, Rocco Commisso con Gio Barone, la cosa è tanto diversa. Se vai a Bologna, la cosa non è tanto diversa. Se tu vai a vedere a Milano, forse un po' meglio, ma mi sembra che sono anche lì impantanati. Vogliamo parlare di Napoli? Vogliamo parlare di Cagliari? Vogliamo parlare di Verona? Parlavo ieri, stavo in una videoconferenza con Sindaco. Vogliamo parlare di Genova? Vogliamo parlare di Bari? Vogliamo parlare di Palermo? Io sono, ognuna di queste istituzioni la conosco a memoria. Se tu ospitavi le Olimpiadi, che succede? I giochi olimpici, i mondiali e gli europei di calcio o i mondiali di rugby sono le uniche manifestazioni che tu, quando presenti il dossier, hai l'obbligatorietà, se no non puoi accedere alla pratica, non ti puoi iscrivere alla competizione, di fare degli impianti con certi parametri. Per cui le amministrazioni comunali, nel momento in cui lo sottoscrivono, quella di Bari piuttosto che quella di Genova, dicono: tu vuoi ospitare un girone del mondiale, dell'europeo, delle Olimpiadi, eccetera, tu devi garantire che quello stadio deve essere fatto per quella data, con quel tipo di uscite, con quel tipo di parcheggi, con quel tipo di parametri, con quel tipo di seggiolini, con quel tipo di sale stampa, con quel tipo di illuminazione, con quel tipo di sicurezze. Non ci sono alternative, non ci sono alibi, e quella data è scaduta, e quello si impegna. Se invece tutto questo è un discorso a monte, non me lo chiedete perché, ma voi lo sapete perfettamente, ci troviamo come stiamo. Ecco perché serve, scusate se ve lo dico, nella mia diciamo esasperata, se volete brutale, filosofia di essere pragmatico, serve quella roba lì, se no non risolviamo il problema, purtroppo. Recentemente è stato... E concludo. E infatti, dov'è che in Italia esistono gli stadi nuovi? Gli stadi nuovi in Italia ce ne sono 3. Uno è in Fiumi, ok? Da Ciarena a Stadio del Fiumi. La famiglia Pozzo ci ha messo 20 anni di tutta la regione, molto civile, con una città sicuramente molto... direi strutturata bene come Udine, ci hanno messo 20 anni per realizzarlo. Il secondo è a Reggio Emilia, perché è un vecchio progetto che parte addirittura da una società fallita quando c'era dal CIC, e adesso praticamente ospita il Sassuolo. Il terzo chi è? Molto semplice, è lo Stadio delle Alpi. Lo Stadio delle Alpi perché? Perché lo stadio che era stato fatto, che adesso è Juventus Stadium o Allianz Arena, che è stato fatto per, diciamo, la Juventus, ha potuto usufruire di questa situazione per un motivo molto semplice, perché a sua volta, avendo portato le Olimpiadi della Neve a Torino nel 2006 e avendo dovuto fare dei lavori per far diventare lo stadio comunale stadio olimpico, perché così si chiama, ok, il Torino ha preso lo stadio olimpico e la Juventus è potuto andare l'altro stadio, perché se non c'era quella possibilità stava nella stessa identica situazione, perché avevano un solo stadio che ovviamente non potevi costruire uno nuovo perché non era a carico della società. Per cui all'atto pratico io vi ho dimostrato in un modo inconfutabile che se non c'è il grande evento, in quel caso l'Olimpia di Torino, non se ne veniva a capo neanche lì. E poi sono stati bravi a realizzarlo, ma ci hanno avuto il famoso jolly, la carta su cui praticamente realizzare l'impianto. Eugenio,
giusto a Roma c'è stato ora recentemente il concorso per la ristrutturazione del Foro Italico con la previsione della nuova copertura. Diciamo, cioè, questo fa parte, c'è un concorso al quale anche il nostro studio ha partecipato ed è un progetto che prevede, insomma, un primo passo verso una riqualificazione dell'intero Foro Italico. Lei pensa che gli interventi possano, insomma, essere avere questi tempi che lei ha descritto, quindi molto lunghi? Guarda, l'argomento qui è un po' delicato, perché con, diciamo, la nuova legge, l'area del Foro Italico adesso è, diciamo, in gestione alla società Sport e Salute. E lì sono coinvolti diversi soggetti, il CONI a livello istituzionale è comunque dentro al protocollo, c'è la regione, c'è il comune, c'è la sovrintendenza, c'è la volontà di creare un impianto polifunzionale che mette in condizione la struttura amovibile, come succede nelle altre parti, di poter utilizzarlo l'estate per manifestazioni outdoor e l'inverno, diciamo, al chiuso. Ovviamente io non posso che essere favorevole, secondo me è un impianto che si ripagherebbe, visto la domanda che c'è molto forte di questo tipo di strutture. Poi se tu mi dici tempistiche e situazioni, no, io non mi sbilancio perché ho dato in questo senso. Marco? Sì, no, io mi leggo sempre un po' a questi discorsi, perché porto con me sempre un caro ricordo di lei, Presidente. Non so se si ricorda, noi ci incontrammo appena mi laureai, ci incontrammo riassio da lei, e Roma ancora non aveva declinato, insomma, le Olimpiadi, e quindi voi stavate lavorando sul dossier. E mi ricordo proprio che mi raccontò, rimasi affascinato da questo, che mi raccontò come il dossier per le Olimpiadi di Roma prevedeva pochissimi nuovi edifici, ma prevedeva un grande piano di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti, mi ricordo al Foro Italico sicuramente, ma allo Stadio Flaminio, c'era anche il Tevere, anche la città di Roma, comunque si utilizzavano tanti edifici su Roma che in qualche modo hanno bisogno di essere mantenuti oggi. E quindi sicuramente sarebbe stata, oltre ovviamente a tutti i lavori che avrebbero accompagnato i trasporti e l'implementazione dei trasporti e sulla ferro, insomma, e quindi sarebbe sicuramente stata un'occasione per Roma buonissima per di metterli in piedi in qualche modo. E allora qui io vorrei fare una riflessione con lei nel capire effettivamente questi impianti sportivi, ora senza fare sempre una critica all'amministrazione che però non può fare i giochi, però questi impianti sportivi hanno oggettivamente bisogno di un piano di recupero o un piano, ora abbiamo citato prima lo Stadio Flaminio che per le condizioni che conosciamo, ma anche, insomma, altre strutture. Come bisognerebbe operare, secondo lei, in questo momento? Ma guarda, mi ricordo quegli incontri. Allora, molto in sintesi, prendiamo la nostra città. Impianti sportivi. L'Olimpico adesso ha portato avanti una serie di prescrizioni che erano indispensabili per ospitare la partita inaugurale dell'Europeo, che poi è rinviato di un anno ed è in linea, ma ha avuto diverse trasformazioni. Tutto il resto, sottolineo tutto, nessun impianto escluso, tutto avrebbe bisogno di qualcosa di più diverso, qualcuno in un modo radicale. Il Flaminio, come sapete, è completamente abbandonato, il palazzetto Sport è chiuso, mi sembra, da un anno e mezzo in attesa di un bando per, diciamo, renderlo agibile. C'era un velodromo che è stato buttato giù in quel dell'Euro con un progetto che onestamente non so che fine abbia fatto. Guardate, voi mi sentite il mio tono, io non sono per niente polemico, non ce l'ho con nessuno, non dico niente, sto solo semplicemente enunciando i fatti in un modo del tutto asettico e credo inconfutabile. Noi avevamo previsto un parco per le due ruote a Tor Vergata, dove noi avremmo realizzato sia una grandissima area da utilizzare, in questi giorni poi è venuto particolarmente di moda questo tema, in una zona meravigliosa, e quindi avremmo creato un collegamento, perché tutta la zona di Tor Vergata, credo che voi la conoscete, ha una potenzialità formidabile. Io non so
se vi è capitato ogni tanto di andarci là, a parte che se non c'hai il mezzo privato è impossibile arrivarci, proprio tecnicamente impossibile. Soprattutto è una distanza molto complessa se tu parti dal centro della città, o se abiti a Roma Nord, a Roma Ovest o cose di questo genere, ed era sicuramente un'opportunità con il dossier olimpico che avremmo realizzato. E lo stesso discorso, la zona Magliana, volevamo fare tutta una parte che poteva interessare, con massimo rispetto degli ambientalisti, che avevo sottoscritto tutte le sigle, nessuna escusa, un parco a tema per ciò che riguarda le discipline acquatiche, in questo caso tra nuotaggio e canoa, che sarebbe stato una possibilità anche per i romani da utilizzare in eredità alle Olimpiadi. Mi sento di dire che il Pala Euro, anche questo eredità del Roma 60, diciamo, fa il massimo che può fare, però insomma, senza offesa per nessuno, se volete avete carta e penna, io vi cito 100 palazzi dello sport che sono nati senza andare in Cina o negli Stati Uniti dove giocano l'NBA. Il Pala Euro, insomma, si vede che ha tutte le sue rughe, i suoi acciacchi, sappiamo benissimo che complessità che ha, dall'acustica ai concerti a un certo tipo di dinamiche, logicamente, che oggi sono indispensabili se tu vuoi fare attività teatrica sportivi. Ma non è colpa di nessuno, siamo nel 2020, è stato realizzato nella fine del 58 per l'Olimpiade del 60, di che dobbiamo parlare? Per cui noi siamo andati molto indietro rispetto a quello che si è fatto 60 anni fa, appunto, per me non c'è più, il paziente è chiuso, l'Euro ha fatto il suo tempo, e di conseguenza è difficile, diciamo, provare a trovare una risposta positiva, anche se io sono un ottimista di natura. È un dato di fatto, tutto qui. Chiaro, no, certo, visto che ha citato Tor Vergata, leggo subito la mia seconda domanda, velocissima e secca. Su Tor Vergata, sulle famose... Condividi con me che è incredibile la complessità di raggiungerla, sì. Sì, assolutamente. No, assolutamente. Però io volevo parlare delle famose vele di Calatrava, no? Di questo compiuto, appunto, fu la mia tesi di laurea, ma poi in realtà con il professor Giancotti abbiamo sviluppato al laboratorio di progettazione per cui facciamo gli assistenti, proprio un corso sull'incompiuto. Adesso ho pubblicato un libro molto, molto approfondito su questo tema, e di fatto è l'incompiuta per eccellenza alla città dello sport, quelle che devono essere le piscine del nuoto. Secondo lei, così, in maniera veramente secca e concisa, se, lei che cosa ci farebbe? Lo demolirebbe? Lo finirebbe? Oppure cambierebbe la destinazione d'uso in qualcosa, in qualcos'altro? Così, così, in cosa? Allora, fermo restando che io non ho titolo per dire onestamente cosa si deve fare lì. Fermo restando che non c'è dubbio che tra le incompiute per eccellenza non solo della città ma del nostro paese, ma anche qui ritorno al senso del pragmatismo. Nel dossier olimpico noi lì volevamo realizzare, diciamo, un palazzo dello sport con tutte, diciamo, le dinamiche che oggi sono imposte per questo tipo di impiantistica. A Milano, una città che ha 1.200.000 abitanti mal contati, adesso stanno realizzando un impianto a Santa Giulia da 15.000 posti, dove peraltro noi utilizziamo il dossier olimpico dove si giocherà il torneo di hockey. Voi mi dovete spiegare perché a Roma, scusate se lo dico, sia per i concerti, sia per le convention, sia per tutte le manifestazioni sportive, a qualsiasi livello, non deve avere un impianto del genere, facilmente raggiungibile peraltro da tutte quelle che sono le direttive autostradali, e ovviamente una dinamica, diciamo, di ferro, quello che sia, logicamente che si sarebbe potuto creare anche da di superficie. Io non vedo perché, personalmente, devi stravolgere la destinazione di un impianto sportivo e lo devi completare. Ma anche qui, con l'ordinarietà, io la capisco l'amministrazione comunale, è chiaro che non può essere quella la priorità, ma se c'avevi la straordinarietà, allora automaticamente questo succede. Ma l'altra cosa che io voglio raccontare a voi, ma senza polemiche, dal 2014, dopo le Olimpiadi in Russia di Sochi, i dossier olimpici sono completamente cambiati e diversi rispetto a quelli che erano le regole del gioco. Cioè oggi il CIO finanzia chi fa le Olimpiadi. A Milano il comitato organizzatore che io presiedo è interamente fatto con i soldi del CIO, 925 milioni di euro che danno per, diciamo, l'attività dell'organizzazione. Mentre prima tu dovevi nel dossier garantire, ecco, scusate, faccio un esempio così è più chiaro di tutti e capite di cosa stiamo parlando.
a Roma nel 60, nel dossier, quando Giulio Onesti, presidente del CONI, vinse, e il presidente del comitato organizzatore, che era il signor Giulio Andreotti, non so quanti di voi lo sanno, perfetto. Voi sapete nel dossier cosa avevano previsto? Ve lo dico io, di realizzare l'aeroporto, cioè un nuovo aeroporto, perché Roma all'epoca l'aeroporto era Ciampino. L'aeroporto di Fiumicino è nato grazie, andate a guardare il libro di storia, grazie alle Olimpiadi di Roma 60. Tanto è vero che fecero l'inaugurazione, in realtà gli aerei atterrarono a Ciampino perché non fecero in tempo. Avete capito? E ringraziamo, scusate se dico, Dio e la Madonna, almeno questo è il mio punto di vista, se uno è religioso, se no può credere, ringraziare chi gli pare, che ci furono le Olimpiadi, perché oggi almeno l'aeroporto, si può dire tutto, l'aeroporto è first class, molto ben strutturato, negli ultimi 3 anni ho visto che ha vinto anche tutti i premi di riconoscimento internazionale per una serie di parametri, e indubbiamente è un plus, è un valore aggiunto della città di Roma. In Italia stravince come l'aeroporto più importante, è un hub. Allora, all'epoca, così come fino a Sochi, tu le Olimpiadi non le potevi prendere se tu non solo avevi l'aeroporto, ma tu devi creare la strada che dall'aeroporto arrivava fino al centro città. Oggi questo è finito. Tanto è vero che noi per le Olimpiadi di Milano non facciamo nessun aeroporto, non facciamo nessuna stazione, non facciamo... Poi sta al paese dire, ah, forse la strada per andare a Cortina, faccio una battuta, che sono 20 anni che lo dobbiamo fare, gli diamo un'accelerata, visto che il CIPE l'ha già finanziata, che l'ANAS ha già determinati progetti. E per cui c'è una dinamica temporale diversa rispetto a quella sarebbe programmata. Questo è esattamente lo stato dell'arte. Cioè oggi tutti di occupare solo ed esclusivamente di fare l'organizzazione sportiva. Poi se la gente che viene a vedere fa 5 ore di coda, scusate se ve lo dico, per andare a vedere la partita, fa una brutta figura al paese, ma questo non impedisce comunque di non avere l'aggiudicazione della garanzia olimpica. Ecco perché era fondamentale rimanere in corsa. Professore? Mi affascina la teoria dell'evento, è molto contemporanea anche, come molto al passo con i nostri tempi. No, poi nella realtà viviamo in città che crescono e si trasformano per eventi, no? E in questa, vi sì. Pensavo ad un'altra cosa, sempre ritornando a questo fenomeno straordinario delle Olimpiadi del 60, nel quale poi le cose sono state realizzate in pochissimo tempo. Una cosa che mi colpì molto in una chiacchierata con gli eredi della famiglia Nervi è quando mi parlarono di questo lavoro che loro avevano fatto per attualizzare i costi di costruzione dello Stadio Flaminio, e attualizzandoli il costo di costruzione dello Stadio Flaminio attualizzato ad oggi sarebbe stato di 72 milioni di euro, cioè che è praticamente niente. No, quindi voglio dire, alla fine anche nell'eccezionalità, la qualità e il rapporto tra qualità e costo è sorprendente. Certo, poi uno viene da pensare che oggi fare con le procedure, con le regole attuali, quella stessa trasformazione sarebbe impossibile, no? Io immagino, come dire, oggi prendere un professionista come Nervi e dirgli guarda, tu puoi prendere, progettare, fare i preliminari, realizzare con la tua impresa di costruzione i lavori, come dire, sarebbe immediatamente garante, privacy, authority. Allora, la cosa, questa anche queste due, no, ci siamo dati tu, queste due indicazioni sul rapporto con la questione dell'evento, mi porta a una veloce considerazione proprio sulla questione di un rapporto con il tempo che noi abbiamo. Cioè al fatto che... l'architettura nella storia, la trasformazione della città ci hanno sempre avuto bisogno di tempo, e invece la storia recente sembra quasi come se noi questo rapporto con il tempo lo avessimo consumato. Cioè chi deve programmare ha interesse solo e unicamente, mi sembra, una mia opinione, avere dei risultati nel breve. Non c'è l'interesse a aprire un'attività di programmazione che possa avere, come dire, no, citavo in un altro incontro, voglio dire, anche Leonardo da Vinci quando ha trasformato Milano ha chiesto, ho bisogno di tempo. Anche Piano quando ha trasformato tutta la Harlem ha detto, io ho bisogno di tempo. Perché, visto che poi quello che tu fai molto spesso, penso che la maggior parte del tuo lavoro sia quello di programmare attività, eventi, trasformazioni, perché noi abbiamo questa grande difficoltà, al di là della straordinarietà, proprio di comunque... di una cultura della programmazione. Cioè la difficoltà di... Io, come dire, se volessi fare il malizioso, potrei dire che è una contemporaneità, ma come dire, i sindaci vogliono tutti avere il risultato nell'arco del loro mandato, no? Come se poi avessero fallito, se magari il risultato del loro lavoro
potesse poi essere, come dire, se il taglio del nastro potesse avvenire da un'altra amministrazione, ma quello parla alla scala, come dire, della città, alla scala regionale, alla scala nazionale. Poi alla fine tutti questi, Marco ha citato l'incompiuta, ma quelle sono, come dire, tutti questi sono frammenti di programmazioni che in qualche modo sono fallite. Allora mi domando perché, cioè, come, perché un'amministrazione poi non appena prende posto, sicuramente la prima cosa è subito, parlo amministrazione in senso lato, interrompere o bocciare quello che è stato portato avanti dall'altro. Perché noi, secondo te, non abbiamo questa cultura della programmazione che è fondamentale per governare la trasformazione della città? Ma onestamente non ho una risposta certa da darti, però siccome in genere chi gestisce queste cose è la classe politica, direi che in assoluto, nessuno escluso, negli ultimi si è cercato di capitalizzare il più possibile, diciamo, nel breve termine, perché come dici te, nel medio-lungo è più complicato ottenere dei risultati, è faticoso e ci rischio che qualcuno, diciamo, benefici di quello che è stato il tuo impegno. Io personalmente, non lo so, forse ho delle dinamiche mentali, culturali diverse, però, guarda, anche qui ritorno a un senso pratico. Allora, è discutibile, può piacere o non piacere, però sicuramente negli ultimi decenni una cosa che ha caratterizzato l'offerta culturale della città, io penso assolutamente in bene, perché è molto ben, diciamo, gestito e sicuramente è stato un cambio di passo importantissimo, la realizzazione del Parco della Musica di Renzo Piano per l'Auditorio. Può piacere o non piacere come è stato fatto? Io sono stato per tanti anni nel Consiglio di Amministrazione, sono state fatte delle cose eccelse. Al mondo è il secondo nel numero di incamini di spettatori per l'offerta che crea a 360 gradi. Abbiamo fatto anche diverse cose in sinergia con il mondo dello sport. Però, scusate se ve lo dico, è partito tutto dall'amministrazione di Rutelli. Il taglio del nastro è stato fatto non da Rutelli, è stato fatto da Vetroni. Poi lascia perdere che magari erano, diciamo, partiti simili, addirittura lo stesso partito, erano amici, quello che sia. E però, se il sindaco che ha, diciamo, ha fatto un enorme sforzo di mettere in piedi tutto questo, riteneva che lui non sarebbe mai stato, diciamo, quello che poi si aggiudicava il momento focale, diciamo, dell'apertura dell'evento, e questa è una follia. E purtroppo questo è un dato di fatto. Bisogna essere, scusate, una persona che vola alto, non vuole capitalizzare tutto subito. Questo forse non fa parte oggi della genetica della classe politica. Ragazzi di OKS? Allora, sì. Sì, salve, buonasera. Io mi volevo un po' riallacciare al tema dell'amministrazione pubblica e soprattutto del rapporto tra le amministrazioni pubbliche e i grandi investitori. Partiamo, insomma, da una considerazione che ora le grandi architetture sportive sono di matrice pubblica. L'amministrazione si occupa di ricostruirci un tessuto intorno, una trasformazione urbana, però, diciamo, l'investimento parte da quello, da un investimento privato. Porto anche l'esempio di quello che è lo stadio della Fiorentina a Firenze, che immagino, insomma, conosce meglio di me, anche su come farlo, su dove farlo, quello è un altro tema che è un tema molto caldo, ecco, se rivalorizzare lo stadio attuale oppure ricostruirne uno nuovo. Però quello che mi interessava appunto chiedergli era come secondo lei dovrebbe essere il rapporto tra gli investitori privati e le amministrazioni pubbliche, e se le amministrazioni pubbliche dovrebbero investire maggiormente sulle infrastrutture sportive oppure no? C'è una legge sugli stadi di cui si lamentano in tanti, perché pur avendo migliorato le cose evidentemente non è stata sufficiente per creare delle dinamiche temporali diverse. Conosco la realtà di Firenze bene, perché è venuto a parlarmi l'altro giorno a Gio Barone qui in ufficio, ho sentito anche Rocco Commisso. E ritorniamo, scusa se te lo dico, a un concetto che ho fatto in precedenza. Io ho paura
che a prescindere dagli aspetti normativi spesso succede che si creano, diciamo, dei rallentamenti dovuti a questioni, diciamo, interne all'amministrazione locale, a prescindere dai colori di chi le amministra. Io mi sento di dire che tutto questo è passato se tu hai l'obbligatorietà di fare qualche cosa. E come ripeto, come un'operazione, se devi fare un'operazione e tu la mattina devi andare a digiuno e devi sapere che ti devi presentare dopo magari hai fatto determinate cose. Purtroppo questo è un dato di fatto. Io non credo che sia un problema solo di norme, non credo che ho una ricetta da darti per risolvere questo problema. Penso una cosa, che il paese come il nostro, oggi un pezzo del PIL, noi vogliamo 1,7 raddoppiato, quasi il 4% con l'indotto del mondo dello sport, passa da questo tipo di opportunità. Credo che il vostro lavoro, cioè io penso a mia figlia, perché molti di voi hanno una generazione similare alla mia figlia, cioè il vostro lavoro è anche legato a questo tipo di, diciamo, di nuovo deal, nuovo mondo. Io ho anche non solo il diritto, ma il dovere di provare a mettere in moto la macchina. Perché se no, scusate lo dico, ma voi pensate veramente di realizzare una nuova Ilva, una nuova fabbrica di tondino, piuttosto che non un distretto dell'alluminio? Cioè, in Italia, cioè, sarà più facile invece realizzare o rigenerare, come ha detto lui prima, diciamo, gli impianti sportivi, dove comunque, a prescindere dall'Italia, c'è una fame, c'è una formidabile richiesta. Penso che ci può anche essere una generazione di architetti che magari si specializzano su, diciamo, le tematiche che riguardano le esigenze e le istanze nel mondo dello sport. Beh, sicuramente è un tema che esce spesso in queste conversazioni, il fatto che una città che viene programmata per i successivi 5 anni, perché purtroppo è questo, diciamo, il limite di un'amministrazione, è una città che sostanzialmente fa manutenzione, ma che non fa progetto, perché un vero progetto su una città, specialmente come Roma, appunto, deve guardare a 30-50 anni. E siccome appunto l'obiettivo di queste conversazioni è quello di creare insieme delle visioni su Roma, vorremmo provarci anche con lei, ci avviamo così alla conclusione con un ultimo suo intervento su come lei si immagina Roma in futuro da qui a 50-100 anni. Mamma mia, questa è una bella domanda. Come me l'immagino o come me l'auguro? Diciamo come se l'augura, perché diciamo che in maniera ottimistica, possibile. Esatto, e creare delle visioni ottimistiche. Una città, diciamo, dove il decoro è al centro dell'attenzione di tutta la popolazione, ovviamente in primis di chi la governa. Una città che deve avere il più possibile, grazie a quella che è la sua, diciamo, conformazione non solo geografica ma naturale, una cura, un utilizzo del verde quasi maniacale, sicuramente dove si possono amplificare in modo esponenziale le proposte legate al mondo dello sport, dove ovviamente ci deve essere un'integrazione formidabile tra gli aspetti turistici, paesaggistici e queste, diciamo, nuove frontiere del mondo, scusate se ve lo dico, del business. Vedete, anche qui non mi prendete per matto, però mi riaggancio alla videoconferenza fatta con Verona. E Verona noi porteremo alla Scala, all'Arena di Verona, la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Penso che al mondo nessuno poteva mai immaginare di fare una cosa del genere in una, diciamo, in una venue come la Scala, come l'Arena di Verona. E lì hanno tirato fuori l'argomento, diciamo, di quello che oggi sono le formidabili sinergie che ci sono tra il mondo dello sport e il turismo. Al nord, grazie anche a una conformazione naturale, ci hanno ovviamente i confini con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia, con la Croazia, con la Francia, cioè, e soprattutto tra di loro, hanno creato tutta una serie di iniziative che fanno beneficiare il territorio in termini economici, ma che al tempo stesso fanno ovviamente evento sportivo. A Roma non abbiamo la fortuna di avere quel tipo di confini, ci sono ben altre fortune. Abbiamo un grande aeroporto, abbiamo il mare attaccato, abbiamo le montagne vicinissime. Insomma, se uno si concentra e si dedica a questo argomento,
ce n'è per tutti, assolutamente, però devi creare anche un'infrastrutturazione che lo consente. Quando dico infrastrutturazione, non è solo logicamente il termine dove atterri, ma deve essere anche e soprattutto i luoghi dove devi fare svolgere questo. Per me, io la sogno così, ma è chiaro che io sono di parte, cioè è chiaro che io devo tutelare il mio mondo. Probabilmente, magari, non lo so, c'è chi lavora, non so, nel mondo del parastato, che magari pensa e presume che si debba sempre di più essere una società legata a quello che sono le amministrazioni del governo. Ma io ho qualche dubbio, che penso che quello è sempre di più destinato, diciamo, ad attrarre di meno le nuove generazioni, mentre invece oggi, soprattutto i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri amici, sono più, diciamo, potenzialmente interessati, cioè non più aprire a questo nuovo tipo di frontiere di opportunità. È quello che penso puntiamo tutti. La ringraziamo veramente per... Grazie a voi, mi sono divertito. Grazie. Grazie, complimenti. Compatibilmente alla mia vita ci sono sempre. Grazie mille. Grazie ancora. Arrivederci. Bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao.